Ciao a tutti ragazzi, bentornati in questo nuovo video. Allora, ve lo dico tranquillamente, sono le 3:46, quindi io ho fatto after, mi sono preso un bel caffè, mi sono riguardato il secondo tempo di Juventus Salernitana perché volevo darvi un'analisi quanto più precisa possibile in assoluto e quindi me la sono riguardata e ho cercato di mettere insieme tutti i dati che ho raccolto, ma adesso ci arriviamo. Vi invito a scaricare l'applicazione di Numero 10 che trovate qui sotto in descrizione, il link per scaricarla, perché ci saranno diversi contenuti che andrò a portare all'interno appunto di questa app e vi aiuterà a seguire la Juventus e tutte le altre squadre di Serie A e potrete pure vincere i fantastici premi. Allora, prima di iniziare l'analisi, dico che ho guardato un po' di video dei miei colleghi e quello di Davon mi è sembrato il più lucido in assoluto, in generale, perché ha detto quello che doveva dire, si è arrabbiato per quello che doveva arrabbiarsi. Io nella serata di ieri, nel post partita, ero più che altro svuotato, spompato, più che arrabbiato, guardando questo episodio del 3-2 annullato. La rabbia c'è, non ve lo nascondo, ma non riesco a mantenere il nervoso come sentimento principale. Devo dire però la verità, dopo che ho visto anche le immagini che vedono Candreva a tenere in gioco addirittura Leonardo Bonucci, questo mi fa ancora più arrabbiare, questo sì, perché conto è, decidi Bonucci, fuori gioco attivo passivo, ma il fatto che vadano al VAR e non confrontino nemmeno con un'immagine adeguata, reale, giusta, e che sia Massimiliano Allegri a dover andare in conferenza stampa a dire ma perché non si è guardato quella di Candreva, mi è sembrata davvero una follia. Quindi lasciamo stare questa storia, perché come vi dicevo all'inizio del post partita, è stata una partita che doveva finire 3-2 per la Juventus, da regolamento alla mano. Una partita difficile, come sono state difficili le partite delle altre in Serie A, delle nostre antagoniste in Serie A. Una partita decisa da un episodio, e andremo a vedere anche nel dettaglio che questo episodio ha influito tanto, perché c'è stato un qualcosa di diverso nella Juventus, che in prima battuta non avevo colto in questo modo. Invece riguardando la partita, riguardando il secondo tempo e confrontandola anche con i dati, devo dire che la Juventus ci ha provato in tutti i modi a portare a casa il risultato senza riuscirci, appunto per via di questa svista che è grave, c'è niente da fare. E adesso invece andiamo a analizzare quella che è la partita, che non è Fiorentina-Juventus, mi perdonerete, ho lasciato Fiorentina-Juventus, ma come vedete dalla grafica è Juventus-Salernitana. Allora, è impossibile analizzare questa partita perché ogni cosa è giusta ed ogni cosa è sbagliata. Per come sono fatto io, in primo piano metto... Oh ragazzi, per me c'è stato un errore arbitrale ed è evidente. Vi spiego il perché. Ieri sera vi ho parlato del fuorigioco attivo passivo di Bonucci. Oggi ci aggiungo il discorso di Candreva. E se le metto tutte nel calderone, ribadisco, per me rimane un'indecenza quello che si è visto. E dal punto di vista arbitrale, veramente un disastro. Però voglio provare ad andare anche un po' più dentro la gara e ci voglio provare, ma ribadisco, secondo me sarà impossibile perché ognuno di noi avrà una lettura diversa di questa partita, perché ci sono troppe variabili in gioco. Utilizziamo i dati forniti come sempre da Serie A e alcune statistiche che abbiamo preso anche da SofaScore. Sarà un video abbastanza lungo e più che altro io vorrei partire dalla chiave di volta della partita, che è la differenza abissale tra primo e secondo tempo. Già questo dovrebbe darci un'indicazione. Primo tempo della Juventus, 5 tiri, di cui 2 in porta, 17 duelli vinti contro i 28 vinti dalla Salernitana, 3 duelli aerei vinti contro gli 8 della Salernitana e un dribbling su 5 riuscito. Un primo tempo vuoto da parte della Juventus, tranne se vogliamo i primi 15-20 minuti dove qualcosa c'era stato. Infatti queste statistiche sono secondo me quasi concentrate tutti in quell'arco della gara. Però il secondo tempo della Juve, ragazzi, è stato 18 tiri, di cui 6 in porta, 24 duelli vinti, di cui contro i 18 della Salernitana, 8 duelli aerei vinti contro i 6 della Salernitana, 5 dribbling su 6 riusciti. Cioè, come potete vedere, migliorano tutte queste statistiche. Io ho scritto atteggiamento completamente ribaltato, ma perché questo è la Juve del primo tempo, tolti i primi 15-20 minuti, e la Juve del secondo tempo. Sembravano una squadra diversa dall'altra. E per analizzare questa partita, se non ci fosse stato quell'episodio finale arbitrale,
È paradossale, ma l'analisi della partita sarebbe stata esattamente quella che vi ho fatto al termine di PSG-Juve, perché io continuo a vedere delle Juventus a due facce, una Juventus con un lato di una moneta e l'altro lato di una moneta. Sono qui, li state vedendo, questi sono dati di SofaScore e vi invito ad andarvi a vedere se ne avete il coraggio il secondo tempo della Juve, che in realtà non è così tremendo perché la Juve i tre gol li aveva fatti. Peccato che ne avesse presi anche due nel primo tempo e che il terzo sia stato poi non convalidato. Tempo di gioco totale, 106 minuti e 27 secondi. Tempo di gioco effettivo, 54 minuti e 17 secondi. Si è giocato soltanto il 51% del tempo disputato. 27 minuti e 36 secondi nel primo tempo e soltanto 26 minuti e 41 secondi nel secondo. Si è giocato decisamente poco, e qui l'arbitro secondo me ha le sue colpe anche per una capacità di gestione, anzi per un'incapacità probabilmente di gestione di una partita importante per la Juventus, con una squadra importante che la Juventus, e soprattutto, ecco, il discorso è il richiamo del VAR, cioè è ovvio che se questi ti richiamano al VAR andare a vedere, cioè il VAR dovrebbe cercare di migliorare le partite, se invece le peggiora in questo modo e poi l'arbitro si fa trascinare all'interno degli errori. Beh, capite bene che poi si gioca anche meno, infatti non è un caso secondo me che nel primo tempo la Salernitana in vantaggio si è giocato di più, nel secondo tempo la Salernitana messa sotto nell'ultimo minuto, ci sono stati credo 10 minuti di recupero, ne avremmo giocato uno. È tutto qua. Possesso palla tra Juve e Salernitana, 61-39, quindi la Juventus ha avuto un dominio territoriale. Abbiamo tenuto palla per 33 minuti e 7 secondi, dato decisamente più alto rispetto al nostro solito. Anche il dato relativo alla collocazione territoriale è buono, perché 15 minuti e 31 secondi, cioè il 47%, è nella nostra metà campo. 17 minuti e 36 secondi, il 53%, in quella avversaria. Quindi una Juventus che nel secondo tempo si proietta in avanti, supera la metà campo, va a giocare a metà campo della Salernitana e cerca di trovare il gol del 2-1, il gol del 2-2 e il gol del 3-2. Ribadisco, tutte cose che sono arrivate, però alla fine il risultato è un altro. Possesso palla per quarti, bianconeri che come potete vedere partono decisamente bene, vengono invece abbattuti psicologicamente dal gol dello 0-1. Nel secondo tempo, come abbiamo già visto, la Juve cambia atteggiamento e domina la gara. Domanda di fondo, che era la stessa che vi ho fatto con il PSG, è: perché ci serve sempre uno schiaffo per partire? Abbiamo visto cosa siamo in grado di fare nel secondo tempo, abbiamo visto cosa siamo in grado di fare se ci stacchiamo, se cerchiamo di inseguire a tutti i costi un gol. Perché dobbiamo regalare dei tempi agli avversari? Perché dobbiamo continuare a regalare delle frazioni di gioco, dei momenti della partita che poi per via magari di un errore come questo, di un episodio come questo, vanno a condizionare terribilmente la gara? Che in un mondo ideale ieri sera fai 3 punti, un mondo ideale, però in un mondo ideale la Juventus non può andare sotto di 2-0 con la Salernitana, non può, in casa non può. Tiri, 22 tiri per noi, 7 in porta, 16 occasioni da gol, e come potete vedere ci sono dei dati discordanti tra Serie A e SofaScore: 11 tiri per loro, 5 in porta, 8 occasioni da gol, ben 103 passaggi sulla tre quarti per i bianconeri, 80 per gli ospiti. Ancora una volta Juventus da 2 volti, inspiegabile. Perché fino adesso l'analisi della partita è nettamente migliore rispetto a tutte le altre analisi che abbiamo fatto da quando abbiamo portato il format sul canale. Dati interessanti, bianconeri superiori in quasi tutte le statistiche grazie alla voglia e al cambio di atteggiamento evidenziato all'inizio del secondo tempo. Bene, anche i palloni giocati in avanti, 258, da migliorare sui fuorigioco, ripeto, quello di Bonucci. A parte, qua vi lascio un po' di statistiche che potete mettere in pausa il video e andarvi a leggere. Palloni toccati in Juventus Salernitana dal massimo al minimo: 96 Paredes, 90 Bremer, 85 Quadrado, 79 Bonucci, 63 De Sciglio, 58 Miretti, 57 Kostic, 45 McKennie, 40 Vlahovic, 35 Sandro, 27 Milik, 25 Fagioli, 16 Ken, 12 Danilo, 7 Sulè. Finalmente Paredes, finalmente un giocatore con veri e propri compiti di regia. Finalmente Leandro Paredes, che poi andremo a valutare nelle pagelle che usciranno oggi pomeriggio. A tal proposito vi invito a lasciare un mi piace di supporto a questo video per far arrivare le pagelle il prima possibile. Hitmap Juve Salernitana. Ragazzi, cosa dobbiamo stare qui a raccontare? Il grafico parla da solo, c'è bisogno che lo commenti io? Braccino da T-Rex nel primo tempo, orgoglio e nervi nel secondo,
Io una squadra così lunatica non credo di averla mai vista. Perché la squadra che vediamo nel secondo tempo è una squadra che, giocando così tutte le gare, con quella rabbia, con quel nervoso, certo non ti dico che le vincerai tutte, ma ti dico che diventi un dito nel culo per tante squadre in Serie A. Non so quante non andrebbero a soffrire una Juventus che scende in campo con l'atteggiamento del secondo tempo in tutte le partite. Guardate lì. E adesso andiamo più nel dettaglio, perché baricentro, anche qui, grafico abbastanza chiaro, ragazzi. Juve che nel secondo tempo si alza di circa 8 metri rispetto al precedente baricentro. Squadra leggermente più lunga, non di tanto, ma è anche normale che una squadra si allunghi nel secondo tempo se vuole cercare il pareggio e il vantaggio. Decisamente più stretta, con ampiezza solo verso il lato sinistro. Voglia di dimostrare, cioè, come altro ve la posso mettere giù? Un primo tempo in cui fai bene 15 minuti, prendi un gol, muori, vai sotto di un altro, è un secondo tempo che torni in campo con la voglia di mangiarteli. La Salernitana ha avuto delle occasioni nel secondo tempo, certo le ha avute, ma perché le ha avute? Mi sono concentrato molto su questa cosa. Le ha avute perché la Juventus era sempre su, stava cercando sempre di andare su, sempre andare in avanti, e allora degli spazi li lasci quando vai in avanti. Eppure siamo stati anche bravi a contenerli. Me ne viene in mente una sola, chi è? Di A, che nel secondo tempo tira verso Perin, che fa una parata a terra alla destra di Perin, che in diretta mi sembrava pure gol, però delle grosse occasioni della Serenità nel secondo tempo non ce ne sono, nonostante gli spazi lasciati dalla Juve. Allora perché non insistiamo per tutta la partita con sta roba? Per quale motivo? Per quale motivo ci limitiamo da soli? Per quale motivo? Dove abbiamo toccato la palla in Juve Salernitana? 839 palloni toccati, tanti, 228 in difesa, 417 a centrocampo, 194 in attacco e udite 37 nell'area avversaria. 9 Vlahovic, 7 Miretti, 4 Bonucci. Ragazzi, sono numeri molto alti per i standard della Juventus di quest'anno, molto alti. Ricordatevi le altre analisi della partita in cui magari arrivavamo a toccare 5, 6, 7, 8, 10, 20 palloni al massimo in area. Qua 37, perché 15 minuti li fai bene all'inizio della partita, e perché il secondo tempo cerchi sempre di mettere in campo i coglioni. E nell'analisi post partita che vi ho fatto a caldo non mi era sembrata una Juve di questo tipo, invece è stata arrembante, e come se è stata arrembante. Questi sono i tocchi palla, guardateveli un po'. Questo è corsa in Juve Salernitana, 117 km circa per la Juve percorsi in totale, con una velocità media di 6,55 km all'ora. Salernitana con 119, quasi 120 km e una corsa media di 6,50. Top corridori, Cuadrado, Bremer e McKennie. Qua ci sono tutti i chilometri percorsi. Il più veloce in sprint è stato Bremer, quindi uno tra i più veloci e tra quelli che ha corso di più Bremer. Pericolosità. Non ve l'avevo mai messa, è un indice di indicatore di squadra, un virtual coach che viene calcolato in qualche modo alla Serie A. Juventus che è stata pericolosa al 65.84%, Salernitana al 59.80%, siamo stati più pericolosi in azioni manovrate, infatti come potete vedere c'è un indice di pericolosità al 66.25 rispetto a quelle in transizione dove siamo al 64.22. Siamo stati più veloci palla al piede, siamo stati più veloci nella conduzione della palla e nella velocità dei passaggi rispetto alla Salernitana, e io continuo a dire che tutti i dati portano in direzione di Juve. Adesso vi leggo il riassunto: un tempo a testa, tolti ovviamente i 15 minuti come leggete sotto, pare che forse sta stretto alla Juve per tutte le occasioni, anche non pulite. Mi viene in mente il tiro di Milik che prende la traversa dopo l'appoggio, mi viene in mente il tiro di Vlahovic, mi viene in mente il tiro di Milik che esce di poco, mi viene in mente il tiro di Paredes, mi viene in mente il tiro di Fagioli da cui nasce l'angolo che andiamo a battere e c'è il patatrac. Ragazzi, è inutile girarci intorno, pesa la decisione dell'arbitro sul 3-2 annullato, pesa tantissimo, perché la Juventus il 3-2 l'aveva trovato, però ragazzi, bianconeri colpevoli di aver giocato solo 50 minuti su 100, adesso io ho messo 50, ma giustamente poi Beppe, Just Juve, mi ha fatto notare che non era vero perché c'erano stati 15 minuti, e quindi è vero, sì, stiamo parlando di 65 forse minuti, 60 minuti, su 90, perché per 60 minuti c'è stato un dominio territoriale della Juventus. Siamo morti con loro gol subito, siamo sprofondati nella merda su loro 2-0, ma poi da quella merda siamo venuti fuori nel secondo tempo, abbiamo iniziato a boccheggiare perché stavamo affogando in un mare di merda. Punto focale qual è?
sono due, e quindi vorrei passare al giudizio Massimiliano Allegri, che è un 5, che non è un'insufficienza particolarmente grave. È stata molto peggio la partita con la Fiorentina, per quanto mi riguarda. Però sono due le cose da prendere in considerazione. Una, che dall'altra parte c'era la Salernitana, che è vero che è una delle squadre che ha fatto più punti nell'anno solare, bla 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 bla, ma tu sei la Juventus. E quindi la Salernitana non può, non so quale dei due essere un ostacolo così grande per la Juve. E in seconda battuta, perché abbiamo visto che questa Juve comunque può dire la sua, può far vedere la sua, può dimostrare la sua. Il punto focale del discorso non è tanto che Allegri ha completamente sbagliato sta partita, perché anche con il 3-2, ve lo garantisco, la valutazione sarebbe stata di 5, perché non mi è piaciuta la formazione iniziale, l'abbiamo già analizzata, sapete quello che penso, alcuni giocatori che dovevano riposare, alcuni giocatori che sono stati costretti a entrare anche se dovevano riposare, e soprattutto, ragazzi, questo continuo riproporsi, ripresentarsi degli stessi identici errori, delle stesse identiche cose da dire, cioè questa squadra ha due facce, questa squadra che continua ad avere dei blackout, questa squadra che continua a prendere delle sberle prima di giocare, questa squadra che continua a non avere una continuità né di rendimento sulla prestazione né di rendimento sui risultati, sempre considerando il gol del 3-2 che era valido e che pesa come un macigno, perché quello è un errore grave dell'arbitro. Però io ribadisco, la Juventus, per quanto possa soffrire, per quanto ci stia soffrire una gara e vincerla in extremis anche la gara più banale del mondo, qui non stiamo più parlando di una tantum, di una mosca bianca, stiamo parlando di ormai lo standard delle partite, delle prestazioni della Juventus di quest'anno. E io guardo la classifica e ci sto male, io guardo la classifica della Juventus in questo momento e ci sto male, perché Juventus non può essere lì, Juventus non può accettare di prendere due gol dalla Salernitana, Juventus non può accettare di iniziare a giocare sempre solo quando è sotto di due. Adesso iniziamo a giocare solo sotto di due, come a Parigi, come con la Salernitana, iniziamo a giocare solo sotto. È una squadra che in questo momento, ma l'ha detto Allegri stesso in conferenza l'altro giorno, gioca soltanto dei pezzi di partita. Perché giochiamo soltanto le pezze di partita? Perché poi guardi i cambi che ha fatto Allegri, oh, meno male, c'è del buono in tutti i cambi che sono stati fatti, anche perché poi, ribadisco, si era arrivati al punto, qualcuno potrebbe non essere d'accordo su alcune sostituzioni, ma queste sono cose soggettive, poi campo ti aveva detto che eri stato tu padrone, però perché questa Juve deve giocarsi sempre tutto all'ultimo secondo, all'ultimo respiro? Abbiamo battuto il calcio d'angolo al minuto 93-50 su 4 minuti di recupero, il che significa che mancavano 10 secondi. Dobbiamo davvero ridurci agli ultimi 10 secondi per cercare di sperare in un gol che, ribadisco ancora una volta, è arrivato, non dovevano toglierti, non dovevano annullartelo, però ragazzi, la Juve deve essere anche più di questa roba qui. E ribadisco, c'è stato un torto grande, non voglio davvero che passi il messaggio che me ne frego dell'errore, perché non è vero, non me ne frego dell'errore, mi fa doppiamente arrabbiare, perché già secondo me non era fuori gioco e in seconda battuta non lo era in tutti i casi, perché comunque Candreva teneva in gioco anche Bonucci, quindi davvero non fatemi passare come quello che se ne frega dell'errore, perché non è vero. Mi dà fastidio, mi uccide dentro. Probabilmente fossi stato io in campo mi sarei fatto espellere pure io come Massimiliano Allegri, mi sarei fatto espellere pure io. Il problema è questo riproporsi costantemente di questa situazione in cui abbiamo sempre bisogno di un episodio per svoltare o per portare a casa il risultato. Ed oggi la classifica piange, il piatto piange, il bottino piange. Oggi non stiamo assolutamente seguendo la linea che per me dovremmo seguire per cercare di almeno provare a entrare all'interno di una lotta a scudetto. E questo è, fan fatica tutte, l'abbiamo visto, e questa vittoria ci stava, perché meno male la Juventus è stata la squadra sul campo di gioco, e rivedendo anche il secondo tempo e ragionando anche sui primi 15 minuti, non è vero che questo risultato 2-2 è giusto, e non è vero che la Salernitana avrebbe meritato la vittoria o il pareggio, perché, ribadisco, la squadra in campo, da scegliere di sceglierne una, è la Juventus, però dall'altra parte c'era la Salernitana all'Allianz Stadium.
Allora, se contestualizzi e pensi alla partita che ha fatto la Salernitana all'Allianz Stadium, per mezz'ora, in quella mezz'ora ti ha messo sotto, capisci che allora forse il loro pareggio ci sta. Però se analizzi oggettivamente la partita, c'è stata più Juve, trovato anche il gol allo scadere, sono due punti che mancano. Fatemi sapere cosa ne pensate di questa cosa. Vi chiedo di lasciare tanti mi piace per supporto, e oggi pomeriggio registrare le pagelle, anzi adesso vado a letto, sulle 4 di notte, poi domani quando mi sveglio registro anche le pagelle. Un abbraccio ragazzi, forza Juve, dai cazzo, usciremo da questo momento difficile, ne sono sicuro, perché ci meritiamo di meglio, soprattutto i tifosi che sono andati allo stadio, non si meritavano tutto ciò.